Oggi voglio parlarvi delle ultime retina prodotte. Da questo libro qua, che credo sia il più completo libro sulle Kodak retine, risulta che le ultime retina prodotte sono state queste qua, la S1 e la S2, macchine sostanzialmente identiche, solo che la S2 ha anche un esposimetro al selenio accoppiato ai tempi e ai diaframmi. In realtà questa è la fine ingloriosa di una produzione decisamente gloriosa, cioè quella delle Kodak Retina, una produzione enorme, iniziata già prima della Seconda Guerra Mondiale, che ha visto dei modelli che sono uno meglio di un altro, modelli anche particolari che sono stati prodotti. Poi c'è stata anche la produzione delle retinette, che erano delle retina semplificate, ma sempre di buona qualità. Insomma, da questo libro risulta che le ultime prodotte sono queste qua, dal 1966 al 1969. E eccola qua, praticamente. La Kodak Retina, questa è la S2, quella con l'esposimetro al selenio. Le caratteristiche purtroppo non sono all'altezza delle retine. Però prima di dire questo, fatemi dire pure che la linea di questa macchina fotografica la trovo davvero bella, pulita, essenziale. Dicono che è molta plastica, però a me non sembra proprio, considerando dal peso. Esteticamente mi piace molto. Come caratteristiche sono povere, perché la macchina ha solo quattro tempi di scatto, da un trentesimo a un 250esimo di secondo, e i diaframmi vanno da 2,8 a 22. Per quanto riguarda la messa a fuoco, è a simboli e a metri corrispondenti. Cioè, vi dice sia la distanza in metri, sia la facilitazione dei simboli, la persona, le persone intere, le montagne, l'infinito, eccetera, eccetera. Purtroppo, però, non c'è nessuna scala delle profondità di campo relativamente a un certo diaframma. È questo. Per quanto riguarda l'obiettivo, a differenza delle retina che avevano obiettivi a quattro lenti, questo è un Reomar della Schrader. 45 mm 2.8 è un obiettivo a tre lenti che equipaggiava le retinette e invece l'hanno messo qua sopra. Attenzione, non è male questo obiettivo, devo dire che non è male, ma non è un obiettivo all'altezza delle retine. Questo c'è poco da dire. Il pulsante di scatto sta qua, qui si regolano i diaframmi, qui si regolano i tempi, qua sotto si regola l'esposizione. Perché c'è l'esposimetro, il massimo impostabile di 400 ISO. Questa cosa che vedete qui è praticamente la possibilità di inserire un cubo flash oppure un flash normale a contatto caldo. Per inserire il cubo flash bisogna spostare il selettore dei tempi sulla lampadina blu. Tuttavia il cubo flash non funziona se non mettete in questo alloggiamento una piletta a mercurio da 5,6 volts. Solo se mettete la piletta il cubo flash scatterà, senza non scatterà assolutamente un bel niente. Venendo al funzionamento concreto della macchina fotografica, vi ho detto tempi, diaframmi, qua si mette a fuoco. Molto particolare è. Se notate, questa macchina, questa linea così bella e pulita, ci manca qualcosa. Cioè ci manca il manettino di riavvolgimento. E anche questo contribuisce alla sua bella linea. E quindi vuol dire che questa riavvolgerà in maniera molto particolare. Allora vediamo un po'. Apriamo la macchina fotografica e prendo un rullino giusto per le prove. Questo vecchio Kodak 200 ISO. Si inserisce la pellicola nel solito alloggiamento e poi si mette nel rocchetto per agganciare la pellicola. Non sempre un'operazione immediata. Oddio, ci sono riuscito. Dopodiché si carica. Attenzione, non avendo un manettino di riavvolgimento dovete tenderla a mano la pellicola, perché col manettino uno tende la pellicola, qui non c'è, quindi bisogna fare così. Dopodiché si chiude la macchina fotografica e si scatta. Mentre avanza la pellicola, avanza pure
Il contafotogrammi, che è collegato a un complesso sistema col rocchetto dentato della macchina fotografica stessa. Oh, veniamo al problema del riavvolgimento. Come si fa a riavvolgere visto che non c'è un manettino di riavvolgimento? Beh, bisogna fare così. Bisogna premere questo e abbassare questo. A questo punto è come se aveste inserito la retromarcia. E, vedete, la pellicola sta tornando nel caricatore. Ve lo faccio vedere. Adesso non torna, ecco qua, perché deve prendere il rocchetto, vedete? Dopodiché potete togliere la pellicola dal suo alloggiamento. Quindi la macchina praticamente ha la retromarcia, un po' come la Agfa Optima, più o meno, stesso sistema. Quindi la macchina è indubbiamente una bella linea. Caratteristiche decisamente povere, però non è solamente questo che rende queste retina SS1, scusate, S1 S2 ingloriose per una produzione di qualità altissima come è stata quella delle retine, perché vedete, ho tante retine. Si capita che l'obiettivo possa essere nel tempo sia entrata polvere o ci sono stati dei problemi. Capita che il soffietto si può rompere, ma se non capitano queste cose, le macchine funzionano perfettamente. Se le vedete in vendita, difficilmente trovate le retina scritte non funzionanti o per parti. Ma se andate a vedere queste qua su eBay, ne troverete una marea che sono dichiarate non funzionanti o per parti. Oppure dicono si scatta ma non provata, non garantiamo, non sappiamo se funziona, mai testata con la pellicola. Quindi praticamente stanno dicendo che, poiché sono tante che sono non funzionanti, stanno dicendo che queste macchine hanno molti problemi. E infatti in realtà io non ne ho una, ma ne ho due e sono tutte e due rotte. Due su due. È incredibile. Questa qua, l'obiettivo, il diaframma rimane sempre aperto. La macchina funziona, scatta, ma il diaframma rimane sempre aperto. Questa qua invece. Il diaframma non rimane aperto, ma per scattare ci vuole una forza enorme, praticamente, e la macchina tende comunque a bloccarsi per questo motivo, o meglio, non si blocca. Impiegando tutta questa forza per scattare la fotografia viene mossa. Ma poi c'è un altro problema che ha colpito la retina. Questa qui in particolare, praticamente inserendo la pellicola. Questa scatta senza pellicola, ma poi inserendo la pellicola la macchina si blocca. Qual è il problema? Il problema è che questa macchina fotografica, il meccanismo di avanzamento e del contafotogrammi è collegato al rocchetto che sta qua di avanzamento della pellicola. Se tutto questo meccanismo salta e salta, la macchina scatta senza pellicola, ma appena ci mettete la pellicola, la macchina si blocca. Quindi praticamente due macchine fotografiche, due retine S2, tutte e due per motivi diversi, hanno dei problemi che le rendono sostanzialmente non usabili. Certo, io non mi sono voluto rassegnare a questa situazione che nessuna delle due le ho potute usare, nonostante tutti i problemi che hanno. E ho fatto una cosa, poiché una di queste macchine aveva il problema del rocchetto che si bloccava inserendo la pellicola, sostanzialmente il rocchetto dentato l'ho fatto saltare, l'ho tolto. In questo modo ho perso il contafotogrammi, ho perso il blocco per evitare le doppie esposizioni, ma sono riuscito comunque a scattare delle fotografie, giusto per vedere che qualità poteva avere questo obiettivo. Purtroppo però, poiché il pulsante di scatto di questo modello è durissimo, ho dovuto praticamente fare tutte le fotografie appoggiando la macchina da qualche parte, perché con l'indice proprio non ci riesco. Bisogna farlo col pollice, ma poi quando uno ci mette troppa forza, la fotografia viene mossa. Quindi sono comunque riuscito a fare delle fotografie. Qualcuno è venuta pure mossa perché la macchina si è mossa.
per tutta la forza che ci ho messo per scattare. E quindi stiamo capendo. Purtroppo non so per quale motivo, per quale scelta, si è deciso di fare come ultimi modelli presunti, perché questo che vedi su questo libro, delle Retina, delle macchine che prima di tutto sarebbero più assimilabili alle retinette piuttosto che alle Retina, ma soprattutto che hanno tutti questi difetti meccanici. Evidentemente hanno voluto fare la cosa semplice, ma al tempo stesso complessa meccanicamente, e ciò spiega come mai abbiano tutti questi problemi. Beh, da un certo punto di vista è triste. Una produzione di qualità così alta finisce poi con modelli che prima o poi si rompono tutti quanti.